È abbastanza complicato fare un intervento in quest'Aula, soprattutto su un tema così importante come quello appunto di una partecipata 100% del Comune di Roma, quale ATAC e quale poi tra l'altro è la rappresentazione fondamentale del trasporto dei cittadini romani. Io tutti i giorni prendo la metropolitana, i miei figli prendono la metropolitana, tutti i giorni controllo, e l'assessora lo sa, il mezzo che utilizzo lo faccio un monitoraggio continuo e sto sempre lì a segnalare. Quindi sono la prima che vorrei vedere il cambiamento. Però mi farebbe piacere fare un salto nel tempo. Viaggiamo nel tempo, fermiamoci un attimo nella notte di Natale del 28 dicembre 2012, sindaco Alemanno, dove si vota in quest'Aula e Onorato e De Priamo sono parte in causa di questa votazione, la ricapitalizzazione di ATAC, dove si ha questa idea di fare impresa prendendo soldi in prestito dalle banche, perché questo è sempre stato in passato il concetto. Chiedo i soldi alle banche per fare un piano industriale, ok? Abbiamo chiesto tanti soldi quella notte di Natale, tanti soldi che ancora oggi gravano sul bilancio di ATAC. Ci abbiamo 1.400.000.000 di schiaffi. Noi romani stiamo ereditando debiti su debiti per le incapacità dei manager del passato, perché non è possibile che oggi stiamo in questo stato. Qual è il problema fondamentale di questa incapacità? È che io do i soldi a te perché tu mi devi fare un piano industriale credibile, perché tu devi portare a casa un contratto di servizio credibile e perché tu mi devi dismettere l'unica cosa che ATAC aveva, lo stock patrimoniale, cioè gli immobili. Ora, allora, quando ci hanno fatto questa ricapitalizzazione, quegli immobili valevano oro. Ci hanno dato 500.000.000 di valore per quegli immobili. Chissà come mai oggi improvvisamente non valgono più niente, zero. Bah, io non lo so, forse bisognerebbe fare delle perizie su questi immobili per capire se effettivamente hanno perso così il valore di mercato. Ma al di là di questo, ora mi domando, viene chiesto un consiglio straordinario su ATAC da chi ha fatto tutto questo? Cioè io non lo so, veramente sono senza parole, perché io anzi più ascolto gli interventi più mi rendo conto di quanto è bella questa decisione, col coraggio che stiamo prendendo, cioè dire sono senza le mani legate, vado dalle banche, vado da questi signori che fino adesso hanno sfruttato e vado a dire basta, questa società deve essere efficiente, ci devono essere investimenti, cosa che fino ad oggi non hanno fatto, perché come fino adesso, che hanno fatto? Nel momento in cui la ricapitalizzazione, vado a vedere nelle slide che l'assessore ha presentato, un milione e mezzo di stipendi ai manager, cioè 2012-2013, vedete nelle slide, 1.500.000 di stipendi ai manager e tu ti lamenti di ora che Simioni guadagna 2,40, ma per favore, ma siete senza vergogna qua dentro. Io vi chiedo che sia la volta buona per cambiare il trasporto pubblico locale a Roma. Dobbiamo farcela tutti insieme qui. Grazie. Grazie.